Per presentare finalmente la stagione estiva degli eventi a Martina Franca. Qui ci sono anche sui tavolini le brochure. Martina, vento d'estate 2019, una programmazione davvero ampia, ricca per tutti i gusti, una programmazione davvero di qualità, di pregio. Siamo con Palmisano, il Gianfranco Palmisano, il vice sindaco di Martina Franca. Parliamo di questa rassegna, una rassegna davvero d'élite, potremmo dire. Beh sì, come al solito abbiamo cercato di dare il massimo. Mi permetto ancora prima di presentarla, diciamo, di ringraziare tutte le associazioni, tutti gli enti pubblici e i privati che hanno collaborato appunto per la riuscita di questo cartellone, che mi vede particolarmente soddisfatto, mi vedrà più soddisfatto naturalmente a chiusura della stagione. Vedendo già, ecco, alle mie spalle, giusto per fare tre nomi a caso, poi c'è tantissimo da vedere, da scoprire: The Colors, Giussi Ferreri, Fausto Leali, insomma sono dei nomi di eccellenza. Sì sì, naturalmente appunto abbiamo realizzato questo grande festival gratuito, quindi interamente gratuito per tutti i cittadini e per tutti, diciamo, gli ospiti che tutte le estati, grazie a Dio, inondano la Valle d'Itria. Quindi avremo appunto, ripeto, appunto il 30 giugno i The Colors, il 6 luglio all'interno della festa di San Martino Fausto Leali e il 14 luglio Giussi Ferreri, Piazza D'Angiò, interamente gratuiti. Naturalmente gli eventi importanti a Martina non si fermano qui, avremo il tradizionale che da 3 anni ormai ci accompagna, Piano Lab, quindi ad agosto il centro storico di Martina si riempie di pianoforti e poi ci sarà lo special event di Piano Lab, che è la prima in assoluto in Italia di un grande artista internazionale che appunto è Iruma, artista coreano che ha visto appunto realizzare tutte le colonne sonore del film Twilight e di molti altri film, un artista che vede più di 200 milioni di visualizzazioni su YouTube e per la prima volta in Italia sarà a Martina Franca il 6 agosto. La nostra stagione estiva si chiama Martina Vento d'Estate 2019. Come potete ammirare, tutta l'illustrazione della stagione è stata realizzata dalla nostra artista martinese nostrana Francesca Cosantia. Illustrazioni che appunto regalano emozioni e quindi non sono semplicemente grafiche. Franco Ancona, sindaco di Martina Franca. Martina, davvero la perla della provincia di Taranto, questa rassegna estiva, Martina Vento d'Estate, davvero non sarà solo un fatto locale, ma oserei dire regionale e non solo, vista la qualità degli artisti. Ma assolutamente sì, vabbè, il perno resta il Festival della Valle d'Itria, che di per sé proietta Martina fuori dal contesto locale e lo proietta nel contesto internazionale. Intorno a questo ci sono proposte che ancora di più rafforzano il legame di Martina con la musica. Pensiamo al Piano Lab, pensiamo a Iruma, che è il grande artista che verrà a Martina Franca, pianista di livello internazionale, ai vari festival del Cabaret dei Sensi che vengono confermati per... E poi questa proposta di collaborazione con Epicasa nel suo decennale, che ha voluto offrire alla città l'organizzazione di 3 eventi, di cooperare all'organizzazione di 3 eventi importanti, The Colors, Giussi Ferreri, Fausto Leali. È una proposta culturale che si rivolge anche ai bambini, che in qualche modo presenta la città per quella che è, una città di cultura che mira ad eventi culturali importanti, che vuole attrarre sul territorio persone che vogliono fruire di eventi culturali importanti, ma anche dei bambini. Pensiamo a tutto lo sforzo che compiranno nei prossimi mesi le parrocchie, quando organizzeranno con le luminarie, con gli eventi, le feste patronali e parrocchiali. Il tutto si, diciamo così, farà sì che Martina apparirà sempre come una città in festa e accogliente per tutti coloro che ci vorranno venire a visitare. Con naturalmente una serie di iniziative che saranno fatte domeniche e in tutti i comuni della Valle d'Itria per sensibilizzare contro il gioco d'azzardo. Infatti sarà a fine giugno si svolgerà una partita per strada tra tutti gli assessori della Valle d'Itria, tutti gli assessori non solo al turismo, chiunque vorrà cimentarsi.
Marcello Leva, direttore artistico, consulente agli spettacoli, un Martina Vento d'Estate che porta spettacolo, che porta cultura, che porta aggregazione, che rende davvero Martina capitale. Eh beh, diciamo che con questo compito devo veramente sudarmelo, me lo devo sudare questo compito, perché fare il consulente artistico e tecnico, quindi non solo nella scelta degli artisti ma seguire anche gli eventi, e non solo i 3 eventi che stiamo sponsorizzando o il quarto, quello di Roma importante, ma tutti gli eventi del cartellone, non è un'impresa facile, perché devi avere a che fare con l'amministrazione, con gli organizzatori che sanno le norme e quelli che invece la pensano a modo loro, quindi... Burocrazia è sempre... Lo sai meglio di me, poi, che, ecco, che lotti per questo. E poi c'è un altro problema, bisogna soddisfare i vari gusti. Assolutamente. Perché giustamente avete scelto Fausto Leali, che è, come dire, rappresenta la storia della nostra musica, ma bisognava soddisfare i teenager ed ecco The Colors, bisognava soddisfare così il gusto del tormentone, dei tormentoni estivi, Giusy Ferreri. Siete riusciti a contemperare tutto? Certo, è stato questo l'obiettivo, perché poi nel cartellone poi abbiamo eventi per i piccolissimi, quindi con il Festival dei Giochi, con la Notte Bianca dei Bambini, abbiamo eventi culturali importanti seguiti dall'assessore Tonino Scialpi, che è in grado di poter scegliere gli eventi più importanti, abbiamo la mostra di Andy Warhol, cioè possiamo soddisfare veramente tutti i gusti. Poi ci saranno sempre quelli che magari non saranno contenti perché a Fausto Leali avrebbero preferito Vilma Goic. Però, perché poi chi non fa, è una cosa sicura nella vita, che chi non fa niente non sbaglia mai. Noi speriamo di non sbagliare, stiamo restringendo la forbice il più possibile. Una cosa è importante, cioè io seguirò attentamente tutti gli eventi, soprattutto dal punto di vista della safety e della security, perché oggi il piano emergenza è la cosa più importante, bisogna far stare la gente tranquilla, non bisogna allarmarla, ma bisogna prendere tutte le precauzioni affinché l'evento sia un successo da tutti i punti di vista. Anche perché Martina, vista la valenza degli artisti, verrà letteralmente presa d'assalto. Certo, e speriamo che di avere anche il vostro supporto. Ci sarà perché abbiamo bisogno di tanta comunicazione, non perché abbiamo bisogno di tantissima gente, abbiamo bisogno di far capire di cosa stiamo parlando. Martina è una città lenta, ha bisogno dei suoi tempi, però poi quando le cose le fa bene, quindi spero che il mio contributo sia importante quest'anno per Martina. Fa conoscere insomma tutto il mondo, non solo in Italia e sul nostro territorio. Ospiteremo dal 4 luglio al 30 settembre su Palazzo Ducale, nelle sale nobili, la mostra per i 100 anni di Paolo Grassi. Poi mi è venuto di fare tante cose che si sono sempre fatte dalla mia famiglia per il paese e continuiamo a farle. L'imprenditore Cassano ha dimostrato amore verso la sua terra, verso la collettività martinese e non solo, contribuendo alla realizzazione di eventi, di concerti che viceversa non sarebbe stato possibile fare. Un modo per condividere con tutta Martina la voglia di divertirsi, la voglia di far crescere il territorio. Ma diciamo è sempre di far crescere il territorio, perché giustamente noi le cose, grazie a Dio, l'ho detto prima, vanno bene, e allora facciamo queste cose non per essere considerate della città, perché ci considerano abbastanza, ma lo si fa così per fare, diciamo, qualcosa come tante cose che abbiamo fatto nella vita, perché sono ormai 30 anni che facciamo tante cose per la città, solo che l'abbiamo anche voluto tenere, io, la Buonanima e mio fratello, non nascoste, per non dare agio di pensieri, perché la gente pensa tante cose che non dovrebbe, allora lo si fa. Una modestia proprio. Ma diciamo sì, perché lo si fa, perché noi sono 10 anni che Picasa apre i negozi, poi proprio oggi festeggiamo l'80° negozio di Picasa in Italia. Grazie a Dio, sta andando bene e spendiamo dei soldi per divertire anche, diciamo, la popolazione.